Bentornati a tutti ragazzi e ragazze. Oggi un nuovo video riguardo la blockchain di EOS e riguarderà Centai. Però ci focalizzeremo sul nuovo sistema di risorse sulla blockchain di EOS che, come sapete, dall'8 aprile è passato al Power Up Model. Questo che significa? Che non si mettono più le risorse, non si bloccano più le risorse in stake per riservare potenza per il nostro account e fare le transazioni, ma si mettono in un fondo, nel Power Up, che in questo caso riceveremo EOS proporzionale agli EOS che abbiamo messo in stake praticamente, e le transazioni si dovranno pagare tutte. Parliamo di 0,0003 EOS a transazione più o meno, che poi non è a transazione perché è a potenza. Dobbiamo calcolare la potenza. In quel caso vediamo se vi faccio vedere il tool per capire quanta potenza serve. E quindi, dato che molti non sanno come operare con il nuovo sistema delle risorse, in questo caso una delle soluzioni che possiamo sfruttare è quella di Centai, la piattaforma Centai. Ovviamente Centai, che tra l'altro è un block producer anche, che è EOS 42 se ricordo bene, in passato aveva lanciato una piattaforma di leasing, che feci il video in passato, che spiegavo come funzionava, in cui le persone potevano, gli utenti potevano mettere in prestito e prendere in prestito gli EOS a 7, 15, 30 giorni, se non ricordo male. E quindi le fornivi questa piattaforma ad un tasso, che te lo decidevi tu, era bello, che era tutto personalizzabile, e sfruttavi queste risorse. Quindi come base Centai ha un background importante e si è evoluto nel tempo. Poi con l'avvento del Power Up Model, allora vediamo che la sua piattaforma della gestione delle risorse cade proprio in maniera perfetta, che ha un vantaggio sia per l'utente finale che anche per il token CHECKS, il token proprietario di Centai, che hanno lanciato, se non ricordo male, l'anno scorso tramite alcune vendite programmate. Comunque, torniamo a noi. Come detto, la blockchain di EOS utilizza un sistema nuovo di fee alla fine, perché parliamo sempre di fee. Prima erano bloccate e quindi le transazioni erano, diciamo, gratuite, però a meno che bloccavi gli EOS nel tuo account. Adesso invece non serve avere EOS bloccati nell'account, basta che hai degli EOS liquidi per poter pagare la fee. Quindi come se siamo su MetaMask, che ogni volta che effettuiamo una transazione ci viene un pop-up che fa un riepilogo delle fee della rete, che in questo caso queste fee dipendono dalla disponibilità delle risorse, perché ovviamente il Power Up Model, le risorse vengono prese da questa, diciamo, pool unica, come se fosse REX, perché alla fine è REX, però soltanto che si chiama in una maniera diversa, è il Power Up Model che gestirà le risorse di REX. Però alla fine si sfrutteranno i token REX. Che significa? Significa che
che per accedere ai vantaggi del Power Up Model basterà comprare i token Rex. Come si fa a comprare? Semplice, spostare lo stake dal vostro account a quello di Rex. Fine, non dovete fare niente di complicato. E quindi in base ai EOS che avete, riceverete tot Rex che variano. E avrete sempre di più Rex rispetto a quelli immessi, sempre più EOS rispetto a quelli che avrete depositato. Non avrete mai di meno. Proprio perché tutte le varie fee che si andranno a pagare da adesso in poi verranno messe nel Power Up Model e verranno distribuite a tutti coloro che hanno fornito gli EOS a questa pool, praticamente. Quindi che significa? Che meno risorse ci saranno e più costeranno le transazioni, alla fine dei conti. Però, dato che tutti metteranno gli EOS alla fine nel Power Up Model, che dovranno mettere per forza, allora in quel caso è molto vantaggioso, cioè le fee sono praticamente, cioè, ridicole, parliamo 0,0003 EOS, niente di eccessivo. Comunque, dopo questa parte un po' preliminare, anche se ho fatto un altro video sul Power Up Model, quindi vi consiglio di vedere quello se non sapete di che cosa sto parlando. Adesso vediamo più nella pratica come ottimizzare al meglio la gestione delle risorse e anche in maniera automatica. Perché se noi per esempio sappiamo che dobbiamo fare tot transazioni al giorno, perché o interagiamo con di app o ci sono degli airdrop, dobbiamo vendere dei token, degli NFT, creare NFT, chi più ha più ne mette, interagire con protocolli DeFi e così via. Allora, in quel caso già sappiamo a priori che dovremmo fare 5, 10, 15 transazioni al giorno. Per esempio, io ho calcolato che faccio 20 transazioni al giorno. E quindi in quel caso, dato che so che faccio 20 transazioni al giorno, allora in quel caso posso settare l'account affinché abbia, copro quel tipo di risorsa, cioè la CPU, o abbastanza CPU per coprire la potenza di 20 transazioni. Stessa cosa vale per la NET, che non abbiamo più le risorse in stake, ma andranno tutte nel Power Up Model. Comunque, veniamo a noi. Allora, per sfruttare questo tipo di servizio, perché ricordiamoci che è un servizio che ci offre Centai, e come ogni servizio ha una fee, che in questo caso è l'1%, quindi non è molto eccessiva rispetto a quello che ci offre perché ci automatizza il tutto. Comunque vi lascio il link in descrizione così potete controllare direttamente il sito. Comunque il sito è arm.cintai.io. Una volta che vi sarete collegati al sito, qua avrete un piccolo riepilogo. Perché automatizzare le risorse, i problemi, soluzioni e il tipo di token che utilizza la piattaforma, perché dovete sapere che voi potete sfruttare o gli EOS per comprare le risorse oppure i CHECS, il token di Centai. Qual è la differenza e perché sono stati due token? Praticamente per le fee, perché se voi utilizzate il token CHECS, allora in quel caso non ci sono fee che si prende la piattaforma. Se invece utilizzate gli EOS, dovete pagare il 100% anche alla piattaforma. Quindi se voi dovete pagare la risorsa 5, 0,0005, in quel caso Centai prelevererà 0,0010, che
che 5 saranno per il vostro account e 5 se li prende Centile. Mentre con checks, che cosa succede? Prende i checks dal vostro deposito che avete fatto, li converte in EOS e tutto quello che converte lo impiegherà per comprare le risorse al vostro account. Ovviamente le comprerà, farà la conversione al prezzo attuale, quindi un semplice spot trading. E questo è vantaggioso perché se il prezzo di checks aumenta rispetto a quando l'avete comprato voi, in quel caso cioè, avrete più EOS perché varranno di più. E con questo modello diciamo che tendenzialmente aumenta il valore di checks, però non è detto perché noi li stiamo praticamente vendendo i checks, quindi non è che li stiamo conservando per un coso futuro. Però uno può fare il ragionamento: ok, io mi prendo 10 EOS in checks adesso, quindi io so che ho investito 10 EOS, però che se sfrutto questa piattaforma e utilizzo i checks, allora in quel caso potrei sfruttare più di 10 EOS per finanziare il mio per le fee del mio account. Quindi nel lungo periodo può essere vantaggioso. Però come detto, è difficile stabilire se il prezzo di checks possa aumentare o possa diminuire. Più o meno dovrebbe aumentare, però è tutto ipotesi. Comunque questa è una soluzione. E comunque Centile spinge per utilizzare checks, quindi comunque ci sono abbastanza elementi per considerare checks un token che può aumentare nel tempo di valore. E qua ci sono altre domande e risposte legate alla piattaforma. Io andrò un po' veloce perché chi vuole approfondire lo può approfondire per fatti suoi. Comunque, andiamo avanti. Una volta che abbiamo capito più o meno Centile, la piattaforma, clicchiamo su Setup Now. Su Setup Now ci comparirà proprio l'interfaccia grafica su cui andremo ad operare con il nostro account. In questo caso io sfrutterò il wallet di Wombat, però voi potete sfruttare Scatter, Ledger, quindi Hardware Wallet e Scatter. E Anchor, scusatemi. Anchor, Ledger e Scatter. Prima di fare il login, vedete che qua sopra abbiamo un piccolo repeatable delle fee e la piattaforma di come funziona. Ovviamente sì, è abbastanza complicata da capire all'inizio, però nel tempo è abbastanza facile perché se voi sapete già come funziona la struttura della blockchain di EOS con le varie risorse, allora non avrete nessun tipo di problema. Comunque, andiamo avanti. La prima cosa da fare è fare il login. Quindi voi scegliete il tipo di login. Io, dato che sono con Wombat, devo cliccare Scatter perché mi aprirà direttamente Wombat. Ecco qua. Mi sono collegato. Come potete vedere, l'account per questo, per mostrarvi le varie di app, è l'account prove, che ovviamente non ha risorse, quindi è 00. Cosa fare adesso? Ovviamente, prima di sfruttare questa piattaforma, dovete recuperare o gli EOS oppure i checks. Ovviamente, io vi consiglio di prendere i checks proprio perché ci sono le fee a 0%. Per prendere i checks, o andate su NewDex, il DEX decentralizzato, oppure andate su DeFi Box. Vediamo qua, abbiamo DeFi Box. Sì. DeFiBox.io e trovate la coppia che volete. Checks, allora noi ci servono i checks. Scriviamo checks, eccolo qua. E andate a scegliere il tipo di pagamento. Quindi, se volete prendere gli EOS oppure se avete altre cripto da utilizzare, potete sfruttare quelle. Una volta che avrete comprato i checks, li dovrete depositare. Quindi, voi scegliete qua checks o EOS, voi scegliete, mettete la spunta su checks e scegliete se voi avete preso 1000
checks, allora mettete l'importo 1000 e cliccate su deposit e quindi dovete confermare la transazione. In quel caso i checks saranno depositati all'interno dello smart contract. Questo smart contract, perché questo è uno smart contract a fin dei conti. E qua troverete in reserve i vostri checks che avrete messo a disposizione dello smart contract. Quindi questi checks sono scollegati dal vostro account, sono in questo smart contract e lo smart contract li gestirà in base ai parametri che avete messo voi. Come settare questi parametri? Allora, il team di Cintai ha già settato i parametri in modo automatico e che vadano bene per la maggior parte degli utenti. Quindi aggiungiamo il nostro account. Quindi digitiamo l'account nostro che vogliamo aggiungere. Quindi account prove. E possiamo vedere che la piattaforma già ha inserito i vari importi. Quindi 1000 microsecondi di CPU come valore minimo, 30.000 microsecondi come valore massimo CPU, 1000 megabyte che sono meno di 1 MB della net, 10 MB, 10.000 byte per il valore massimo, quindi 10 MB massimo. RAM low 0, RAM high 2000 byte, quindi 2 KB di RAM. Costo massimo da spendere è in termini di EUS 1 EUS, però poi lo potete anche mettere di meno, che ne so, 0,5 EUS. Quindi voi, basta che vedete quanti avete preso il checks e quindi poi decidete quanti in proporzione quanti EUS volete massimo gestire lo smart contract. Poi abbiamo la notifica che arriva sull'account e scegliere se attivarlo oppure no. Questo settaggio. Ovviamente, se noi abbiamo più account, ne possiamo aggiungere altri, quindi fate sempre add row e aggiungete un altro account. Una volta che siete soddisfatti di questi parametri, voi cliccate su submit e dovete confermare la transazione. Una volta che confermerete la transazione, troverete la stringa con con il vostro account e con i parametri che avete scelto. Quindi in questo caso 1000 microsecondi minimo di CPU, massimo 30.000 microsecondi di CPU e così via con gli altri parametri che avete messo. Sotto, nella parte inferiore invece, trovate lo storico di quello che lo smart contract avrà utilizzato. Quindi voi sapete con certezza quanto è stato speso per fare le operazioni. Questo ovviamente lo scarica. Ah, e poi una volta che parte, che quindi si attiva, ovviamente poi scalerà i checks dal totale che avrete. Quindi se voi l'avete messo al totale 1000, farà la conversione e saranno ridotti. Ovviamente il Power Up Modder funziona per le 24 ore. Quindi che significa? Che lo smart contract si rigenera ogni giorno, cioè, o almeno funziona e si attiva sempre quando superate anche quei determinati limiti.
Quindi se voi avete messo quel limite, una volta che lo andrete a superare, in automatico lo smart contract comprerà altre risorse. Quindi se voi finite quei 1000 microsecondi di CPU, allora fino a 30.000 microsecondi di CPU lo smart contract andrà sempre a comprare risorse fino a quando vede che non c'è più utilizzo. Quindi, come fare per capire quanto mi servono di risorse? Allora, in quel caso dovete fare una stima delle transazioni, cioè quante transazioni fate, e poi controllare quanta potenza consumano. Per capire quanta potenza consumano, vi serve capire le azioni che andrete a fare, cioè le transazioni, perché se una transazione... Io non ho transazioni qua. Comunque, transazioni, transazione, prendiamo una transazione. Transazione. Quindi, facciamo finta che questa non sia una transazione. Questa, per esempio, questa transazione consuma 723 microsecondi. Microsecondi di CPU e 168 byte di net. Quindi, noi che abbiamo impostato 1000 microsecondi, siamo a posto per una transazione. Anche con la net non abbiamo problemi. Questo che significa? Che se ne facciamo 10 di quel tipo di transazioni, allora dobbiamo moltiplicare per 10. Quindi 10.000. Quindi dobbiamo avere settato almeno 10.000. E come detto, la Cinta ha già previsto questo tipo di sistema perché ha già fissato il massimo a 30.000 microsecondi. Quindi voi, lasciando così come stanno le impostazioni, siete già a posto per 30 operazioni, che comunque 730 microsecondi è comunque abbastanza come consumo di potenza. Perché comunque un trasferimento normale di token sono, se non ricordo male, tra i 3 e i 400 microsecondi. Quindi se avete quel tipo di soglia, quindi da fare 30 operazioni, transazioni, ne potete fare 60. Ecco perché è difficile quantificare quante transazioni potete fare. Voi, in base, fate lo storico, andate a vedere i dati della transazione, quanto consumano, fate una semplice somma algebrica e moltiplicate per il numero di transazioni che fate, oppure comunque sommate e vedete se quel numero rientra in questo range. Se non rientra, allora potete aumentare o diminuire il limite dell'utilizzo della CPU che lo smart contract andrà a gestire. Ora, quanto costa effettivamente un millisecondo di CPU? Un millisecondo di CPU, che un millisecondo sono 1000 microsecondi, costa appena 0,003 EOS. Quindi in questo caso, che è impostato a 30.000 microsecondi, quindi sono 30, dove sta qua? 30 millisecondi. Dobbiamo moltiplicare 30 per 3, sono 90, 0,0090 EOS. Quindi al giorno, se voi fate quel tipo di... Quindi se fate 30 ogni giorno 30 transazioni, allora sapete che al giorno vi costeranno 0,0090 EOS. Scusatemi, al giorno, sì, 0,090 EOS al giorno. Se ne fate sempre 30 transazioni. Se invece un giorno non le fate, un giorno ne fate di meno, allora in quel caso andate a spendere di meno. Perché
Però, come detto, Chintai vi aiuta e vi semplifica questo tipo di calcolo. Quindi lui le compra la CPU per 1000 microsecondi e poi, se voi andrete ad utilizzarla, allora in automatico comprerà andrà a 2000, 3000, 4000, quindi di 1000 alla volta aumenterà fino a quando non raggiunge i 30.000. Quindi fino a quando voi non raggiungete il tetto massimo dei 30.000, quindi non andrà a spendere le risorse. E questo è abbastanza comodo perché uno sa che almeno una risorsa, una transazione al giorno la farà, quindi la pagherà. Poi se sa che non deve fare nessuna risorsa, scusatemi, non deve fare nessuna operazione, allora in quel caso disabilita lo smart contract, fa submit, ricordatevi di fare ogni volta submit, approvate la transazione e quindi andate a mettere in pausa lo smart contract, così non andrà a consumarvi i checks e non andrà a comprare la risorsa in anticipo, perché questo che fa questo smart contract compra in anticipo risorse per voi. Quindi come quando il vostro account supera i microsecondi che avete consumato, allora in automatico scatta lo smart contract e compra in automatico la risorsa che vi serve, altri 1000 microsecondi. Così parla Net. Così andrete a pagare solo quello che vi serve. Per esempio, se lo smart contract, per esempio, se state creando un NFT, vi serviranno la RAM. Allora, con lo smart contract che avevo messo 2000 byte, che sono 2 KB, andrà ad aumentare la RAM. Perché la RAM non. Di solito non serve, cioè è difficile che l'abbiate satura, a meno che non fate qualcosa di particolare, allora in quel caso la compra in più, però di solito ecco perché il valore è a zero, perché di solito un account tradizionale che più o meno ha 3-4 KB sono più che sufficienti per gestire, perché non è una risorsa che serve sempre. E tra l'altro non serve nemmeno comprarla ogni giorno la RAM, ecco perché sta a zero. Quindi in quel caso questo è il funzionamento nel lato pratico di come funziona il sistema automatizzato di risorse di Cintai, e come detto potete anche aggiungere più account, quindi se voi avete account 1, account 2, account 3, account 4 e così via, allora li potete tutti aggiungere in questa maniera. L'importante è che avrete i fondi disponibili. Una volta che, se per caso controllate e vedete che non ci sono più i fondi, basterà collegarvi il vostro account e aggiungere i fondi, che ne sono 10.000 jacks, fare deposit e rimarranno nello smart contract che verranno utilizzati per comprare le risorse. Come detto, almeno 1000 microsecondi al giorno, quindi andrà a comprare almeno 0,003 EOS, quindi di base avrete, diciamo, solo questo costo irrisorio investito dal vostro account. Anche perché, come detto,
se voi andrete a mettere le risorse nel Power Up Modal, quindi comprandovi Rex, riceverete di più di 0,003 EOS. Poi, tra l'altro, se non andrete a sfruttare, a non fare transazioni, allora in quel caso c'è, cioè, il costo è zero, perché non fate transazioni, non spendete niente. Però comunque avrete il vantaggio del Power Up Mode, che ogni giorno vi verranno dati gli EOS. Ovviamente non è che vi danno, non troverete gli EOS liquidi, verranno aggiunti al vostro bilancio di Rex. Che significa? Significa che se per caso vi servono delle risorse, fate l'unstake dei Rex, vi faccio vedere il portale Rex, fate, dove sta Rex? Ecco qua, all'end. Ecco qua, withdraw i Rex e prendete i Rex, che vi, ovvero gli EOS che vi servono. Quindi qua non c'è. Se avrete maturato, che ne so, vi serve un EOS, allora fate withdraw e potete prendere gli EOS che sono stati aggiunti. Quindi non è qualcosa di automatico, no, dovete fare, diciamo, questo secondo passaggio in più. Però nulla di complicato, perché, come detto, se 0,0090 sono al giorno di EOS che andrete a consumare per 30 transazioni, allora con appena 0,2, diciamo 3 EOS al mese, siete coperti. Quindi in quel caso con un EOS state a posto per almeno 3 mesi. Quindi in 3 mesi realmente, e se non fate nessuna transazione, quelle a poco aumentano, e quindi avrete comunque un vantaggio. Quindi spendere al prezzo attuale di 6 dollari, 6 dollari di transazioni per 3 mesi è super conveniente. Che poi, tra l'altro, è pure il costo zerato, perché se noi abbiamo messo gli EOS nel Power Up, allora andremo a prendere dagli EOS recuperati il costo per pagare la fee. Comunque, questo assumi i capi e come funziona il Power Up Modal e anche i costi, più o meno qua. E in questo caso vedete che è abbastanza conveniente come piattaforma, quella di Cintai, che potete sfruttare tutto in maniera automatica. Ovviamente questo non è l'unica strumento automatizzato, ma ne abbiamo un altro. Però in quel caso ve lo faccio vedere in un altro video, perché questo era focalizzato solo, visto che nei commenti mi avete scritto di parlare anche di Cintai. Allora, in quel caso sì, parliamo di Cintai, però su qualcosa di utile che serve e che è andato a pieno regime proprio in questi ultimi giorni. Quindi, se ci sono domande, dubbi, curiosità, perplessità sul Power Up Modal, sulla piattaforma,
potete scriverlo nei commenti. Ovviamente questo non è l'unico modo, ovviamente ci sono altri sistemi del genere, però non è che è detto che devi essere per forza così, perché per esempio il wallet Anchor Wallet di Gremes, con la nuova versione, la 12, cambierà la modalità di utilizzo del wallet, che mostrerà le fee da pagare per quel tipo di operazione, di transazione. E quindi è come se avrete un secondo pop-up come su MetaMask, che vi compare un premenu che vi fa il riepilogo delle fee che dovranno essere pagate. Quindi se voi state effettuando una transazione, che ne so, da 2000 microsecondi, allora vi porterà gli euro che dovete andare a pagare per coprire quel tipo di potenza, e quindi, come andate a pagare, avrete la potenza che poi, una volta che confermate la transazione, quindi sarà validata, l'andrete a consumare. Quindi funziona all'istante. E poi ogni volta che dovete fare una transazione, ogni volta dovete confermare e pagare la transazione. Quindi vedrete il pagamento in maniera diretta. Se uno fa 1 o 2 transazioni al mese o anche alla settimana, allora può decidere di sfruttare quel tipo di struttura. Però comunque, ricordatevi che c'è il Power Up Model, che è questo qua. Spero che sono stato chiaro. Se ci sono alcuni punti oscuri o non chiari o che non avete capito, nessun problema, potete scriverlo nei commenti, cercherò di rispondervi se e quando posso. Più o meno così funziona la piattaforma automatizzata di Cintai. E ovviamente ricordatevi che dovrete comprarvi i token checks, quindi o su Nudex o su DefiBox, che tra l'altro su Nudex avrete anche 10 transazioni gratuite. Quindi nel caso potete sfruttare Nudex per comprare. Se non avete potenza, sfruttate la transazione gratis che vi offre Nudex, e comprarvi checks e metterli in questo smart contract. Nulla di più, nulla di meno. Quindi, se abbiamo detto più o meno lo stato attuale, che con un EOS siete coperti per 3 mesi, con 4-5 EOS siete a posto per un anno. Quindi voi compratevi checks per un valore di 5 EOS e metteteli nello smart contract, e quindi in un anno penso che comunque preso i checks di quei 5 EOS potrebbero essere di meno, di più, però se considerate che li andrete a consumare, quindi comunque saranno sempre di meno. Però nel lungo periodo, se compratevi, per esempio, se vi faccio vedere il grafico, non so se sta checks qua. Vediamo, sta checks. Checks, checks, yes, checks. Vi faccio vedere un po' l'andamento. Vedete che proprio a ridosso del Power Up Model, non 6 minuti, fammelo vedere tutto, all, possiamo vedere che è aumentato e sta aumentando. Quindi adesso vale 1 centesimo. Però se voi l'avevate prendere un paio di mesi fa, vedete che era al di sotto di 1 centesimo. Questo significa che potete prenderli già da adesso quei 5 EOS,
metterli, comprarvi 5 os di cinta di checks e metterli in quel smart contract e sfruttarli. Quindi se fra un anno sarà aumentato, che ne so, anche a 0.2 o 0.3, avrete raddoppiato, triplicato quei 5 EOS. E che significa? Che significa che con 5 EOS, se sono raddoppiati, l'anno successivo non dovrete comprare, non dovrete comprare altre risorse. Se sono triplicate, per il terzo anno non bisognerà comprare, perché il valore di checks è aumentato, è ancora e ancora e ancora. Ovviamente, se nel caso diminuisce, va là, si dimezza, allora invece di un anno siete coperti per 6 mesi. Però quello, il prezzo è un andamento giornaliero, quindi voi il sistema conviene soprattutto nel lungo periodo, quindi in questo caso è difficile dire se aumenterà o non aumenterà ancora nel tempo, però vedendo il grafico diciamo che potrebbe almeno raddoppiare. Anche perché dovete tenere conto che non tutti la stanno utilizzando quella piattaforma che vi ho mostrato. Perché o che non lo sai, o che non si capisce niente come è fatta, perché sinceramente non è user friendly dal mio punto di vista, cioè uno ti deve fare la spiegazione di come funziona. E anche se hanno fatto un post su Medium che spiega più o meno come funziona, lo stesso non si capisce niente. Cioè, anzi, la spiegazione che hanno fatto sono 4 punti, l'hanno semplificato all'estrema potenza, però tu non mi vai a specificarti perché hanno fatto in questa maniera. Se invece tu sai che il minimo è quello, viene comprato ogni giorno, il massimo è quello, se superi quello bisogna aggiungere altri fondi, o che si ferma lo smart contract, me lo devi stare a spiegare. Lo so che sono concetti un po' difficili per chi è all'inizio, però almeno degnati di spiegarlo. Però non vi preoccupate, ci sono io che vi spiego e che vi aiuto in qualche modo, e così potete andare avanti ad utilizzare la blockchain di EOS. Poi, come detto, se non la volete, cioè se non fate transazioni in nessun modo, quindi volete sfruttare il Power Up Model solo per accumulare EOS, che insomma avete 100, 200, 300, 1000, 2000, 5000 EOS, allora metteteli nel Power Up Model e set and forget, come si dice. Una volta che avrete settato tutto, che vi siete presi i REX, per esempio, se non ricordo male, sono 10.000 REX per ogni 10 EOS messi in REX. 10 EOS equivalgono a 10.000 REX. E allora, potranno solo aumentare, perché il valore di REX attuale è 0,00010090. Però all'inizio era anche, io ho visto anche 00 47 50, comunque aumenterà. Anche perché se adesso lo yield è basso, fidatevi che aumenterà, perché i fondi verranno gestiti dal Power Up Model, che come detto vi ho fatto vedere che il Power Up già controlla il 97% dei fondi che ci sono in REX. Però di questi 97%, solamente il 6% fino al momento sono stati utilizzati. Questo perché manca un giorno, perché questo video lo sto registrando il 7 aprile. Però quando andrà in onda, che penso che questa domenica lo pubblicherò, questi valori già saranno diversi. E quindi anche le percentuali di REX saranno molto di più superiori. Spero di aver chiarito a tutti come funzionano adesso il modello nuovo di Power Up e come sfruttare al massimo questa piattaforma CinTai.
Vi ho dato anche un piccolo consiglio su quanto mettere per sfruttare questo smart contract, perché non stiamo parlando di investimento, no, no, ne stiamo parlando di comprare risorse per sfruttarle, quindi le compriamo adesso perché ci servono e le andremo a consumare, non le andremo a holdare, né le andremo a fare trading, quindi comprare risorse per utilizzarle. Quindi prendiamo i token e li andremo a consumare, anche perché li dobbiamo consumare per forza. O voi con EOS o voi in JAX. Dato che in JAX è più conveniente, allora sfrutteremo JAX. Questo è tutto. Spero di essere stato abbastanza chiaro. E come al solito, grazie per la visione. Ci vediamo al prossimo video. E grazie, anzi, arrivederci e grazie.